Hi guys, fa la galera, hola chicos, ciao ragazzi. Oggi siamo qui nel primo tutorial nel creatore che moltissima gente mi ha chiesto, mi chiede da mesi. Oggi vi farò vedere un po' le cose più semplici e che praticamente qualsiasi creatore che voglia creare qualche gara deve sapere sul, diciamo, sul creatore. Ragazzi, la prima cosa che andremo a vedere è come costruire un template, cioè un modello in italiano. Per esempio, se vogliamo usare queste piattaforme qui, noi vedremo che sono così. Abbiamo la verticale e l'orizzontale, come potete vedere, e poi inclinare o roteare, una cosa del genere. Quindi raga, per esempio, se vogliamo usare, come vedete per esempio nelle gare, la piattaforma in questa maniera, noi potremmo rotearla così. Per esempio, ora faccio al volo, vi faccio vedere, cercando di metterla in modo più retto possibile. Vi consiglio sempre di venire qui nella zona dell'aeroporto, perché essendo tutta, diciamo, piana, non avrete problemi e potrete collocare gli oggetti sempre sulla stessa altezza, e questa è una cosa importantissima. Le piattaforme possiamo fare sia in questa maniera, così, e poi creiamo un template, cioè andiamo qui a premere su Prop Templates oppure Crea Modello, creiamo un nuovo modello, clicchiamo sul modello per esempio, su una prima e seconda, e salviamo. E così per esempio avremo il modello di ogni, diciamo, del nostro template, che potremmo roteare o fare ciò che vogliamo. Però raga, ora andiamo a vedere un attimo un modo migliore sia per trovare la posizione retta. Come la troviamo? Facciamo così: mettiamo un container qui, che ovviamente è messo in modo normale, quindi è dritto. Andiamo a prendere la nostra piattaforma e andiamo a girare. Che cosa vediamo? Andiamo a cercare di trovare l'angolo perfetto, vedete, dove il container sparirà nel momento in cui noi andiamo ad abbassare o ad alzare. Vedetevi, qui ci sono le linee, questa è l'inclinazione, diciamo, dell'oggetto, e noi dobbiamo cercare di trovare la perfezione in questo caso. È un altro modo ancora più semplice, è quello proprio di posizionare la piattaforma in questa maniera, cioè normalmente, quindi le posizioni a terra, e poi andare così di conseguenza in modo retto e collocate così, diciamo. In questo caso, in questo modo, voi avrete la certezza di non solo di avere la stessa altezza, ma di sfruttare anche tutta la piattaforma, perché questa parte nera che vedete, grigia, diciamo, con queste linee bianche, è trasparente se giriamo al contrario. Io vi faccio vedere. Un'altra cosa molto importante è quella di collocare, per esempio, in questo caso, questo sacco di cemento o una cabina per creare il template. Ora vi spiego perché. In questo caso, per esempio, prendiamo questa, la mettiamo qui. Andiamo su Crea Modello. La prima parte dove cliccare sarà proprio questa, cioè quella di questo oggetto che è estraneo, e questo ci servirà come oggetto guida per poi muovere in modo sempre equilibrato e come vogliamo il modello. E qui ora vediamo che abbiamo il nostro template, vedete che è sottoterra, perché in questo caso, con questo metodo, possiamo anche collocare gli oggetti sottoterra, cosa che invece nell'altro, diciamo, se non avessimo fatto, se avessimo cliccato, diciamo, premuto subito sul template, sul primo oggetto per creare il template, non saremmo potuti andare sottoterra. Invece in questo caso sì. Ovviamente in futuro vi porterò anche tutorial su come costruire le gare sottoterra, sicuramente, quindi underground. E vi porterò tantissimi tutorial di qualsiasi cosa, perché raga, le cose da spiegare nel creatore sono infinite, veramente infinite. C'è solo da imparare. In questa caso, raga, roteiamoci, quindi incliniamo per esempio il nostro template, e vedremo che possiamo benissimamente arrivare, cioè collocare qui la nostra piattaforma e posizionare la nostra griglia di partenza. Ora, nel caso in cui a volte voi volete costruire una piattaforma nel cielo, lontanissimo, diciamo, dalla terra, voi noterete che per esempio il gioco non vi fa mettere la griglia, perché è troppo lontano dal punto di attivazione. In questa cosa che si fa? Si fa questa cosa qui. Si colloca, si mette un checkpoint, ok, qualsiasi, proprio sotto alla piattaforma dove noi vogliamo mettere la griglia di partenza. In questo caso, per esempio, così. Facciamo così qui. La mettiamo così qua sotto la piattaforma, proprio retto, e vedrete che per esempio, anche se siete in altissimo, vedete che riuscirete, guardate sul radar, vedete c'è l'uno lì, l'ho messo un po' troppo più dietro, e vedrete che riuscirete a mettere il punto di attivazione su un oggetto, cosa che non si può fare, perché di solito il punto di attivazione deve essere messo a terra e mai su un oggetto. In questo caso potete farlo, e quindi potrete anche liberamente collocare e mettere la vostra griglia di partenza. Ora ragazzi, voi direte, come fanno tutti quei creatori a mettere 30 player, guardate, su una griglia così, per esempio piccola, che non ce la fa, guarda, il gioco non me la fa mettere, che non ce la facciamo, guardate, ci sono le macchine giù che
diciamo, escono da fuori. Come si fa, ragazzi? È facilissimo. Bisogna mettere, usare la small grid, cioè la griglia piccola per le motociclette. Clicchiamo X. Ci sono due metodi. O clicchiamo direttamente, diciamo, usiamo questa qui, mettiamo così, e poi andiamo in dettagli. Metteremo, inseriremo il titolo di una gara, per esempio. Mettete, diciamo, in descrizione il titolo. E visuale d'attesa pure, se non mi sbaglio, quindi lobby camera, per esempio. E andate in dettagli e automaticamente questa parte qui, vedete che starting right side, small grid, quindi l'inizio, diciamo, griglia di partenza, ve la porto come piccola. Voi potrete salvare la gara e magicamente, dopo aver salvato la gara, vedrete che potete cambiare, diciamo, la griglia di partenza in media. Facendo in questo modo, ora voi vedete ancora le motociclette, però se noi furbescamente andiamo a eliminare le motociclette, andiamo a mettere per esempio le super o le sports, torniamo indietro e il gioco ci carica le sportive. Questo è un metodo, però c'è ancora un altro metodo che secondo me è ancora più veloce. Ok, in questo caso abbiamo cambiato nella medium green, ok? Cosa bisogna fare? Bisogna andare qui, su questo bottone qui, sulla grandezza della griglia, e premendo il pulsante a destra, in questo caso, e X, contemporaneamente, quindi glitchando, vedrete che riuscirete a mettere la griglia media, diciamo, ecco. È semplicissimo, allora premete tipo ta-ta, così. E riuscite a collocare la griglia media. Altra cosa basilare che bisogna sapere assolutamente è come creare un wallride. Ok, raga, ci sono ovviamente vari tipi di wallride. Possiamo crearli con i container, possiamo crearli con le piattaforme. Possiamo, tipo, le piattaforme le facciamo così, la semplice, facendo così, e si creano wallride. Però facendo in questo modo è molto più difficile e possono avvenire molti anche più errori, perché come vedete, ad esempio, c'è l'ombra che non vi fa vedere bene dove sono gli angoli per collocare bene anche l'altezza, ed è un procedimento anche molto più lento. Poi man mano con i vari tutorial vi insegnerò a essere molto più veloci e molto più rapidi nel costruire vari wallride o robe del genere. Vi insegnerò anche ovviamente a costruire spirali, ragazzi, niente di così difficile, non è affatto difficile. In questo caso ora vi insegnerò per esempio a usare il template, cioè il modello, per creare un wallride in modo veloce. Prima cosa, collochiamo qui un container, l'altro sopra, ovviamente mettiamo la telecamera più retta possibile, diciamo in verticale, ok, perpendicolare al terreno, e posizioniamo questo container verde. Vedremo che abbiamo avuto questa bozza di wallride. In questo caso qui potremmo benissimamente già usare un template, cioè che significa? Possiamo sia direttamente fare questo, cioè creare un modello con i due oggetti, salvarlo così in modo semplice. Guardate, raga, una cosa stupidissima, l'andrete a collocare qui, girate un po' la telecamera e cercate di far combaciare l'angolo e di farlo entrare in un altro container. Al massimo, raga, non girate troppo il container, nel senso che se originalmente è così, non girate più di così, perché sennò diventa, diciamo, brutto, non diventa liscio, non diventa veloce, ma fa troppi balzi l'auto. Invece in questo caso così il container è molto più liscio, molto più rapido, e per esempio vedete che il primo container, diciamo il primo template, il primo modello va a finire dentro l'altro template e si smussa, ok? Come dire. E questo è il modo esatto per posizionarlo. Poi, raga, potremmo continuare a fare lo stesso procedimento. Prendiamo il primo template, creiamo questo template e lo salviamo. E avremo questo template numero 4, ovviamente simile. E potremmo così continuare all'infinito. Possiamo benissimamente collocarlo così, perfettamente. Ok, raga. E così man mano possiamo addirittura ancora prendere un altro template, cioè creare un altro template, così prendendo gli stessi oggetti. Ragazzi, noterete che sarà super facile e super veloce creare un qualsiasi wallride, poi col tempo anche qualsiasi stunt, perché avrete la possibilità di creare quanto più velocemente uno stunt, perché non dovete stare lì a perdere tempo a collocare, a mettere ogni singola cosa. Quindi così in questo caso, raga, potete creare un template con massimo 30 oggetti, quindi più di 30 oggetti non potete inserirli. Abbiamo creato un super wallride lunghissimo in mezzo, cioè in 2 minuti praticamente. Quando cancellate, ovviamente c'è scritto lì in basso a destra, se volete cancellare tutto il template, tutto il modello, premete il triangolo. Se invece volete cancellare una parte solo, premete il quadrato. In questo caso voglio cancellare tutto il template, perché voglio rimetterlo, voglio riposizionarlo bene. In questo caso, raga, vedrete che abbiamo un wallride enorme costruito in un attimo,
E possiamo ovviamente in questo caso, vedete, vorrebbe questo. Nel caso vorreste capovolgerlo, tipo fare così, alzarlo, perché poi potete fare quello che volete. Come per esempio a volte vedete le rampe di alcuni stand che sono quasi tutte quante simili, sono così. Ed è semplicissimo crearle, guardate. Basta creare un override e dopo lo posizionate in questa maniera. L'auto automaticamente, qua abbiamo un Audi R8, automaticamente, guardate ragazzi che semplice. Potrete creare uno stand, qualsiasi stand vogliate. Io consiglio di usare sempre questo metodo qui, cioè quello di posizionare un oggetto qui, per esempio, come una sacca di cemento, oppure sopra qui, di prenderlo, di creare un template premendo come primo oggetto questo, ragazzi, come primissimo oggetto questo, e poi tutti gli altri di seguito. In questo caso, raga, vedrete che è molto più semplice, soprattutto quando a volte gli oggetti sono storti e diciamo sono già inclinati. In quel caso, raga, vi tornerà molto utile, perché l'oggetto in questione che voi andate a premere come primo oggetto è dritto, diciamo, è come in modo naturale. Quando voi lo andate a inclinare, lui si comporterà come oggetto naturale, quindi tutto poi il template dietro, tutto il modello si comporterà di conseguenza. Quindi, raga, vi do un'anteprima giusto per farvi vedere come si va sottoterra, ragazzi, e questo è il modo più facile. Sono vari punti della mappa. Ora vi faccio vedere una parte, un palazzo, dove si può wall breachare, cioè si può entrare sottoterra in un modo estremamente semplice. E per questo devo ringraziare CCC, perché è stato, non so se è stato lui il primo, ma è stato uno dei primi ad accorgersi di questo palazzo. Ok, ragazzi, il palazzo in questione è questo e la finestra è questa qui. Vedete che già la mia, vedete la panchina che sta qui? Mi metto per esempio il container, la cabina. Se vado qui scompare, guarda, entra dentro. Questo è un segno che ci sia qualcosa, cioè nel senso che si entra nel muro. La posizione perfetta è questa, raga. Così magari ve la segnate, cioè ve la vedete, magari se vi serve. E per entrare qui dentro, raga, non basta altro che... Si potrebbe anche entrare così, però è molto più difficile e rompiballe. Invece se andate nella modalità foto, voi fate così e riuscirete a entrare. Un attimo solo, con un paio di tentativi devo entrare bene la finestra. Eccola qui, raga. E siamo sottoterra. Siamo di sotto la mappa e dentro possiamo goderci anche tutta la mappa, perché non l'ha mai vista. Raga, in questa maniera possiamo muoverci così con la modalità fotografia, anche premendo la mappa, vedendo dove stiamo andando, e fare ciò che cazzo vogliamo, ragazzi. Possiamo glitchare nei muri, possiamo glitchare da sottoterra e uscire fuori, possiamo andare nei binari sotto in terra, tutto possiamo fare. E in futuro vi farò capire un po' come si fa. Possiamo anche, ci sono delle parti, diciamo, dove c'è l'acqua, ragazzi. Vi faccio subito vedere, quando voi avete visto le gare, diciamo, acquatiche, no? Le gare con i wall ride sott'acqua. Non è altro che questo, ragazzi. Ora vi faccio vedere subito. Ecco qui, ragazzi. Guardate, siamo tutto al lago e siamo in acqua, praticamente. Ma ci sono varie porzioni d'acqua, anche dove ci sono piscine o robe del genere. E quindi, ragazzi, qua si può anche costruire. Questo è il bello, ragazzi. Qua si può costruire. Qua si può per esempio collocare una cabina o qualsiasi cosa. Io ora sono... per esempio prendiamo un template e lo possiamo mettere qui. Da qui non lo riusciamo a vedere, ma l'ho messo, raga. Ora se andiamo sott'acqua e se magari... Ora vi faccio vedere se ci riesco. Andiamo a dare la fotografia. Se riusciamo a vederlo, vi faccio vedere che noi ci possiamo addirittura salire sopra. Ora siamo qua nell'abisso, ragazzi. Siamo usciti fuori acqua perché... il template, cioè siamo andati troppo sotto e automaticamente la telecamera ci ha fatto uscire la rampa e da qui è sta sott'acqua. Stupendo, ragazzi, cioè veramente stupendo. Quindi, raga, ci vediamo sicuramente al prossimo tutorial. See you in the next tutorial, guys. I hope you enjoy, please. Can we reach the 1000 likes, please? Leave a like, ragazzi. Sapete che purtroppo il like dal telefonino è buggato, quindi se potete metterlo dal computer sarei molto più felice. Ci vediamo al prossimo tutorial e al prossimo video. Follow!